Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buongiorno e ben ritrovati da Benedetta Pisano e da tutta la redazione di Radio Speranza. Oggi è venerdì 5 luglio e la Chiesa Cattolica ricorda la memoria di Sant'Antonio Maria Zaccaria, sacerdote. E la scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio a vincere il premio Strega 2024 con L'età fragile, edito Einaudi. Nello storico scenario del Ninfeo di Villa Giulia a Roma ha ottenuto 189 voti su 644, classificandosi al primo posto della sestina, arrivata alla serata finale del più ambito riconoscimento letterario. Dopo il successo della prima edizione, il 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara torna La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Si è tenuta ieri in Senato, su iniziativa dei senatori Guido Liris ed Etelvardo Sigismondi, la presentazione della seconda edizione. Il concerto sarà dedicato a Stefano Mancini, tecnico audio recentemente scomparso, che ha lavorato alla prima edizione del concertone. Sul palco della Notte dei Serpenti saliranno grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale, che presenteranno le loro voci ai canti della tradizione popolare abruzzese, per l'occasione rivisitati in una chiave musicale moderna ed eseguiti dal vivo dall'Orchestra dei Serpenti, diretta dal maestro Enrico Melozzi, che ascoltiamo per conoscere anche il cast dell'edizione 2024. Noemi, mi emoziono perché la prima volta che ho diretto un'orchestra a Sanremo era un pezzo suo, erano solo parole. Umberto Tozzi, Coma Cose, Giovanni Caccamo, Con la Pesce Di Martino, che ci regaleranno una musica leggerissima tradotta in abruzzese che è veramente uno schianto. Però ce ne sono anche altri che non diciamo tutti insieme. Spariamo questi primi cinque nomi per far capire anche la portata dell'evento, ma vi garantisco che ci saranno un altro paio di sorprese che non sono da meno. E poi Andrea De Logu che conduce, che insomma parliamo della più grande conduttrice musicale del momento, e ci auguriamo anche, oltre a vedere La Notte dei Serpenti, ci auguriamo anche di vederla sul palco di Sanremo. Uno splendido coro fatto di tantissimi giovanissimi, abbiamo veramente dei ragazzi iper giovani che vederli cantare le canzoni popolari che cantavano i nostri nonni scatta immediatamente la lacrimuccia, proprio in matematica. Un'orchestra di musicisti pazzeschi, i migliori musicisti con cui abbia mai lavorato, ho deciso di convocarli tutti più bravi, perché è un progetto molto delicato, molto difficile, ci vuole una sensibilità musicale enorme per far passare qualcosa di così complesso, farlo passare come una cosa semplice. Un evento, La Notte dei Serpenti, fortemente promosso e sostenuto dalla Regione Abruzzo. Ascoltiamo anche il commento del presidente della Regione, Marco Marsilio. Un grande evento che permette finalmente di far conoscere la autentica tradizione popolare abruzzese, di farla conoscere nella sua più profonda, più bella dignità culturale e artistica al massimo livello. E grazie al maestro Melozzi che ha ideato l'evento e sviluppato questa bella idea, possiamo offrire agli abruzzesi, agli italiani, ai turisti, al mondo intero un'immagine importante della nostra cultura finora troppo poco conosciuta. E puntiamo a bissare il successo dello scorso anno che ci fece andare sulla Rai in seconda serata, quest'anno puntiamo alla prima serata, uno spettacolo ancora più ricco di artisti, di canzoni, di balli, di cori, di canti, insomma tutta la nostra migliore espressione della cultura popolare abruzzese. Vi aspettiamo tutti il 20 luglio a Pescara allo Stadio del Mare. Nella mattinata di ieri, nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Flavio Ferdani, a cui hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, è stato approvato il nuovo piano coordinato di controllo del territorio. L'aggiornamento del piano, la cui precedente versione risale al 2003, si è reso necessario allo scopo di garantire un'azione più incisiva ed organica sul territorio e un impegno più razionale delle forze dell'ordine.
in ragione dei cambiamenti della realtà urbana pescarese, della variazione degli obiettivi sensibili, nonché dei mutamenti dei fenomeni di criminalità. Il piano ha l'obiettivo di contrastare efficacemente forme di pericolosità sociale che determinano ricadute sulla sicurezza e sull'ordinato vivere civile e assicura una maggiore dinamicità nell'attività di controllo del territorio, richiedendo alle forze di polizia un ruolo di prossimità, quale espressione del principio di sicurezza partecipata e integrata, che con l'ausilio di tutti gli attori istituzionali sia in grado di cogliere i segnali di potenziale rischio di infiltrazione ancor più pervasiva da parte della criminalità, nonché di condividere delle informazioni in un'ottica di circolarità fra le forze dell'ordine per intercettare preventivamente la commissione di attività criminosa e l'evoluzione degli illeciti nel contesto cittadino. Il progetto Abruzzo Welcome è stato presentato ieri mattina a Pescara in regione dal vicepresidente della giunta regionale Emanuele Imprudente nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche il sottosegretario con delega al turismo Daniele Damario, il direttore del Dipartimento Agricoltura Elena Sico, il dirigente regionale Francesco Di Filippo, il presidente del GAL capofila del progetto Abruzzo Italico Alto Sangro Rino Talucci e Mimmo Francomanno, direttore di tutti e tre i GAL coinvolti nell'iniziativa Abruzzo Italico Alto Sangro, Terre Pescaresi e Terre d'Abruzzo. Abruzzo Welcome punta ad attrarre i turisti in Abruzzo in periodi di minor flusso turistico, con l'obiettivo di valorizzare l'offerta di un turismo green e sostenibile delle aree interne, un'iniziativa unica cofinanziata dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Abruzzo, che offre esperienze gratuite ai turisti che soggiorneranno almeno una notte sul territorio di pertinenza dei gruppi di azione locale. Ascoltiamo direttamente le parole del vicepresidente Emanuele Imprudente. Un progetto che nasce con i GAL, che viene finanziato con lo Sviluppo Rurale e coinvolge tre GAL abruzzesi. Tiene dentro un ragionamento d'insieme dove chi verrà a villeggiare più di una notte in regione, in alcuni luoghi, potrà avere accesso con dei voucher per fare delle esperienze, diciamo così, outdoor, che oggi vanno gratis, che verranno pagate da alcuni GAL, proprio per cercare di integrare quella che è l'offerta turistica con l'offerta anche legata alla valorizzazione di spazi d'Abruzzo, con attività legate alla natura, con attività legate all'enogastronomia, in un progetto d'insieme che vede la valorizzazione dei nostri territori, dei nostri prodotti agricoli, anche in una valenza turistica importante. Quindi è un progetto d'insieme che tiene dentro lo sviluppo locale con il turismo e con la valorizzazione complessiva dei nostri territori. Sarà attivata domani, sabato 6 luglio, la navetta del mare, che anche quest'anno consentirà ai pescaresi e ai turisti di raggiungere gli stabilimenti balneari situati sul lungomare nord e sul lungomare sud. Il servizio gratuito per l'utenza rimarrà in vigore fino al quarto weekend di agosto, per concludersi quindi il 25 di agosto, e sarà assicurato dalla TUA con mezzi a trazione elettrica nelle giornate di sabato e domenica e anche per il 15 agosto, con partenze ogni 30 minuti dalle 9.30 del mattino alle 13 e dalle 15.30 alle 19. I percorsi voluti dal comune restano due, uno per la zona nord e uno per la zona sud, così annuncia il sindaco Carlo Masci subito dopo la pubblicazione dell'ordinanza del dirigente Giuliano Rossi. Per consentire inoltre un collegamento tra la zona dei Colli e il mare, è previsto che la linea 5 della TUA devierà dal 6 luglio al 25 agosto su via Paolucci, lungomare Matteotti, via della Riviera e via Leopoldo Muzzi. Per incentivare l'utilizzo di questi mezzi sono stati resi gratuiti alcuni parcheggi a pagamento nell'area di risulta nelle giornate di domenica, per cui si potrà parcheggiare in centro e raggiungere la spiaggia con il bus navetta. Un modo, ha sottolineato il sindaco Masci, per agevolare i bagnanti e favorire l'utilizzo dei mezzi pubblici, che per l'occasione è gratuito.
E ancora il sindaco Carlo Masci e il consigliere comunale Massimo Pastore annunciano che i lavori promossi dal comune di Pescara in strada Catani per mettere in sicurezza la strada stessa sono momentaneamente fermi. L'impresa impegnata nella realizzazione di un muro di contenimento lungo circa 80 metri è stata costretta ad interrompere l'attività mentre si occupava delle fondazioni del muro, perché nell'area interessata all'intervento è stata trovata una condotta del gas inizialmente non segnalata e non compatibile con il progetto. È stato quindi necessario programmare l'intervento di Pescara Energia per lo spostamento della condotta e solo nel momento in cui sarà concluso questo passaggio si potrà riprendere a lavorare. Nel frattempo la strada è aperta al traffico. Masci e Pastore annunciano anche, a seguito di un sopralluogo nel cantiere, che da oggi sarà riattivato il doppio senso di marcia su un ulteriore tratto del lungomare sud. Se nelle scorse settimane era tornato percorribile il tratto dal fosso Vallelunga a via Braga, da oggi si circolerà a doppio senso anche fino a viale Teofilo Pantini. E siamo alle previsioni del tempo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nella giornata di sabato, prevalenza di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in progressivo aumento. Temperature quindi in aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata. Questi erano i dati di Abruzzo Meteo e noi ci salutiamo. Buona giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.